Antonio Micillo, presidente regionale del CONI. Allora, una sede regionale a Imperia e non a Genova, come mai? Meno male, certamente, come imperiesi. Ma perché voi avete delle eccellenze? Allora dovete sapere che abbiamo due impiegati, due dipendenti, questo devo dirle che sono due eccellenze. E siccome sono di Imperia, mi sembrava giusto e doveroso trovargli un'adeguata sede. E quale meglio sede che all'interno di un campo sportivo dell'atletica leggera, dove passano tante società, dove passano la miglior gioventù? Ovviamente tutto questo è avvenuto perché c'è stata la sensibilità dell'amministrazione comunale, l'adesione di Simone Vassallo, l'adesione del sindaco Scagliola, che hanno accettato questa mia richiesta, e siamo riusciti quindi a realizzare questo che sembrava un sogno. Credo che sia un posto meraviglioso per poterci lavorare. Ovviamente questa operazione è stata fatta in perfetta sintonia con i due dipendenti, che sono ben conosciuti ad Imperia. Poi oggi diciamo che la distanza non esiste, io con loro mi sento tutti i giorni, abbiamo una nostra chat personalissima e quando proprio c'è bisogno ci facciamo uno zoom al volo. Poi io vengo volentieri qua perché ci venivo già da prima, sono un uomo di mare, di vela, conosco abbastanza bene Imperia e ho iniziato a conoscere anche tutti gli altri impianti. Devo dire che conoscevo anche gli impianti natatori perché mio figlio è stato un ottimo velista e anche un ottimo nuotatore, quindi seguendolo ho dovuto portarlo in giro anche su Imperia. Quindi, come dire, contento, orgoglioso di questa operazione e sono certo che faremo grandi cose assieme a Città di Imperia.